È il derby di Terra di Lavoro. Buon pomeriggio e ben ritrovati a tutti gli amici di Telegolfo da Armando Serpe per questo match che vedrà di fronte il Gladiator e l'Albanova. Diciamo derby di Terra di Lavoro, una sfida inedita, una pretendente alla promozione in Serie D contro una promossa. 6 punti per la formazione di Casal di Principe, solo 3 per il Gladiator, reduce dalla sconfitta con l'Afro Napoli. Bisogna vincere ovviamente in casa nero-azzurra per ritrovare l'appuntamento con la vittoria. Sono circa una trentina i supporter dell'Albanova presenti nel settore ospiti, e mentre le squadre stanno facendo il loro ingresso in campo, Gladiator che giocherà in maglia gialla, completo giallo per il Gladiator, completo blu per l'Albanova. Le formazioni, gli ospiti con Saiocco, Ciano, D'Ambra, Maturo, Esperimento, Signore, Simonetti, Romano, Lepre, De Lucia e Palumbo. Il Gladiator, De Lucia, Landolfo, Lombardi, Vitiello, Viglietti, Manzi, Celio, Di Pietro, Spilabotte, Di Paola e De Rosa. L'arbitro dell'incontro, signor Liotta di Castellammare di Stabia, con Tagliaferro di Caserta e Cecere di Frattamaggiore. Questi sono gli assistenti. L'altra gara in programma nel pomeriggio è Puteolana Barano. Dicevamo di una partita particolarmente attesa, c'è una buona cornice di pubblico, tutto il settore dedicato ai tifosi di casa è praticamente pieno, come vediamo nelle immagini anche una bella coreografia da parte dei sostenitori del Gladiator, gli applausi con tutti i bambini che escono con le bandierine Forza Gladiator, che possa essere di buon auspicio. Novità tattiche che poi dopo le lasciamo a Vastante. Questa invece è la formazione dell'Albanova che si schiera con, ripeto, in maglia completamente blu. Una partita attesa indubbiamente dai padroni di casa, che devono ritrovare la confidenza con la vittoria. Buona affluenza anche alla nostra sinistra, cioè con la tifoseria della tribuna dei Felice, quindi insomma ci sono davvero tutti gli ingredienti affinché possa essere un gran bel match. Intanto tra un attimo io restituisco la linea a Vastante per la cronaca dell'incontro. Tutto pronto, Sannazzaro contro Mazziotti, allenatori che si conoscono, si stimano e che insomma hanno un passato illustre, un passato importante, inutile, non è mistero insomma che Mazziotti è particolarmente diciamo in qualche modo amato, no? Anche dalla tifoseria locale, perché fu uno dei protagonisti nel 2001 della vittoria del campionato. Ancora qualcosa da sistemare, l'arbitro, vediamo cosa dice. C'è da dire che il Gladiator oggi ha ritrovato Pesce dopo una lunga assenza per infortunio, quindi Pesce è in panchina e può essere anche eventualmente utilizzato. Out invece l'infortunato Liccardi e lo squalificato Cerrato. Tutto pronto per questo inizio di partita, finalmente si parte. E dunque il Gladiator che attacca dalla sinistra a destra dei vostri teleschermi. Ricordiamo sempre questa collaborazione con Trasporto Casertano e gli amici di Telegolfo, che è iniziata in estate con le prime partite di Coppa Italia e poi continua in questo campionato di eccellenza. Gladiator che muove il pallone e c'è fallo su De Rosa, l'arbitro lascia proseguire, poi dice che c'è fallo a favore dell'Albanova, calcio di punizione, mentre De Rosa rimane a terra per infortunio. Si fa subito duro il confronto, pronto anche il scontro De Rosa Romano, e quindi si fa subito duro, dicevamo, questo derby. C'è bisogno dell'intervento sanitario, c'è Speranza, Francesco Speranza, che è andato a soccorrere De Rosa. De Rosa che oggi gioca in una posizione un po'
diversa dal solito, ma lui è un jolly, può giocare sia a centrocampo sia in attacco che in difesa. Ed è, sono arrivati adesso i tifosi del Gladiator, scusa, dell'Albanova, che li andiamo anche a riprendere visto che il gioco è fermo. Il gruppo, diciamo, di sostenitori, gruppo organizzato, che si stanno per eccoli qua, si stanno per sistemare nel loro settore. Sono più di 100 gli spettatori, erano previsti un centinaio di tifosi ospiti, e sono credo qualcuno in più. Ovviamente la tribuna dei tifosi del Gladiator è piena, e anche quella dei Felice è abbastanza piena. Allora, benvenuto, ben trovato a Domenico Vassante, a cui lascio la linea per la telecronaca. Noi ci sentiamo negli intermezzi. Un saluto a tutti gli spettatori di Telegolfo e Sport Casertano. La partita riprende dopo che comunque c'è stato questo stop per diversi secondi in seguito all'infortunio che ha riguardato Vincenzo De Rosa, il numero 11 del Gladiator. Vediamo d'altra parte l'ingresso anche dei tifosi dell'Albanova, e quindi infatti si vede comunque si assiste a una bella cornice di pubblico sia tra i locali che tra gli ospiti, ma si sentiva comunque, era una partita molto molto sentita dalle due parti. E intanto prima occasione, palla fuori, Simonetti sbaglia un'occasione clamorosa, grande passaggio di De Lucia nello spazio in profondità per Simonetti, che comunque ha tagliato e sbucato dietro Manzi, e la palla poi dopo è finita fuori di un niente. Quindi prima occasione quando siamo al minuto terzo, e l'Albanova ha già avuto l'occasione per portarsi in vantaggio. Armando, subito un ingresso importante in gara per i casalesi. Sì, è stato questo tentativo di Simonetti, questo è un po' un biglietto da visita, no? dell'Albanova, che intanto Manzi per De Lucia e pallone perso, pallone che viene scaramentato in rimessa laterale. È un biglietto da visita, questo fa capire la voglia, no? dell'Albanova di giocare in un certo modo, anche al cospetto di una squadra come il Gladiator, che giustamente ambisce a un campionato importante, un campionato per provare a vincere e provare ad andare in D. Ovviamente, e questo ho avuto modo di dirlo anche in altre occasioni, quando giochi per vincere, sei obbligato a vincere, hai un peso in più, mentre come l'Albanova, che si è stato costruito per fare un buon campionato ma sulla carta non sei la strafavorita per vincerlo, giochi con molta più serenità e le giocate ti vengono molto, molto meglio. Poi è chiaro, strada facendo, se la squadra di Casale riuscirà a essere tra le primissime in classifica, l'appetito viene mangiando, e quindi si potrebbero fare anche altri tipi di discorsi. Sì, Armando, l'Albanova nasce intanto De Rosa! E fuori gioco, l'occasione è capitata sui piedi di Paola, e De Rosa, che con il ginocchio è riuscito a trovare un grande assist a favore del numero 10 di Paola, però l'arbitro ha fermato tutto, perché comunque l'assente ha alzato la bandierina del fuorigioco. Si riprende con la punizione, quindi Saiocco che va per esperimento. Michele Ciano, il capitano dell'Albanova, è giocatore molto esperto, ha dalla sua tanti anni in Serie C con Marcianise e con Cavese, e ricordato anche perché comunque è il fratello del ben più rinomato Camillo, che ieri ha giocato contro il Frosinone, contro la Juventus con la maglia del Frosinone, quindi giocatore comunque gioca in Serie A, e una carriera che è iniziata insieme per i due ragazzi. Infatti quando Michele Ciano era a Cava ha voluto fortemente Camillo, che all'epoca era di proprietà del Napoli. Ora sventagliate per Simone, che affronta Landolfo, il cross sul secondo palo e Lombardi anticipa Lepre, fallo laterale. Fuori gioco fischiato su De Lucia, che aveva preso palla da Ciano, e ora si riparte con la punizione dentro l'area di rigore.
De Lucia, che oggi è stato scelto a Tommaso Merola tra i pali. Infatti comunque vediamo che abbiamo un under in più, un under in meno in campo e, tra i giocatori di movimento, mentre comunque abbiamo il portiere De Lucia che under, come sì, anche dall'altra parte c'è Saiocco che è uno tra i migliori under del girone, e basta ricordare comunque il rigore parato la settimana scorsa a San Giorgio. In ando passaggio di De Rosa per Di Paola, la palla, l'occasione era buona e Michele Ciano giusto in tempo è riuscito a frenare l'impeto dell'attaccante del Gladiator che stava avviando verso la porta, e margini quindi di replica da parte dei nerazzurri, che subito vogliono rispondere all'occasionissima capitata sui piedi di Simonetti al terzo minuto e già nell'occasione del fuorigioco, e ora anche in questa comunque ci si rende conto che il Gator è sveglio e vuole comunque battagliare davanti ai propri tifosi. Nando Vitiello, lancio in direzione di Lucia, troppo alto, troppo lungo, e blocca la palla Saiocco. Saiocco che gioca con la casacca, perché per non far confondere il suo colore, che è un verde evidenziatore, con il giallo del Gladiator. Di Pietro devia in fallo laterale, infatti si parte con la rimessa con Michele Ciano che è verso De Lucia. Palla lunga per Palumbo che fa sponda. Lombardi era disorientato, infatti con il fisico non era al meglio, è riuscito a toccare, a spizzare quel tanto la palla e è riuscito ad anticipare così Lepre, che poteva comunque creare dei grattacapi alla difesa nerazzurra. Mentre i tifosi si fanno sentire con i loro rispettivi cori sia da una parte che dall'altra, è veramente una bella giornata di fine settembre. Di fine settembre qui al Piccillo, mentre andando c'è il fuorigioco di Lepre, è proprio la cornice ideale per una gara, per un big match del girone A che arriva dalla terza giornata e che vede il Gladiator a 3 punti e l'Albanova a 6, attuale capolista, è l'unica squadra che insieme alla Puteolana in caso di vittoria si può portare al primo posto e in solitaria a punteggio pieno, perché mentre in mattinata è arrivato il pareggio della Fragolese contro la Fronaboli, e così la Fragolese è arrivata a quota 7 punti. Ora Di Paola che fa da sponda per Lombardi, la sponda troppo lunga e la palla esce fuori. Lombardi per De Rosa che intanto si è ristabilito e subito Lepre, senza pensarci 2 secondi, ha subito preso la palla e l'ha rinviata, e infatti è ancora l'azione che comunque si svolge in quella zona di campo con Lombardi che cerca un compagno di squadra, c'è Spilabotte che si fa incontro e infatti prende la palla, però il pallone è troppo forte e la palla esce fuori. Nando Michele Ciano che torna indietro da Carmine Signore, anzi da Esperimento che va verso poi ora Carmine Signore, si porta avanti Signore, cerca Simonetti, lancio più lungo, e infatti Manzi che fa buona guardia su Romano e Manzi si rifugia in fallo laterale, onde evitare che comunque potesse nascere qualche problema sulla fascia destra. Vitiello cerca Di Paola, subito Maturo in marcatura, ma tocca quel tanto la palla, esce fuori, poi Di Paola lascia andare e perde qualche secondo tempo, che così permette a Landolfo di battere con più tranquillità. Prolunga Spilabotte per Celio, la palla esce fuori ed è questa volta la rimessa laterale sarà a favore dell'Albanova. Sta studiando la gara sia l'allenatore dell'Albanova Mazziotti che anche dall'altra parte Giovanni Sannazzaro. Marco Mazziotti che è il grande ex di questa sfida, infatti che sia giocato che ha allenato il Gladiator in passato, è stato tra i fautori, tra i protagonisti della vittoria del campionato 2001-2002 con il Gladiator, che quell'anno il Gladiator vinse la Serie D e arrivò e poi dopo arrivò in Serie C, ed è l'ultimo anno di professionismo del Gladiator, mentre da calciatore sono stati tre gli anni con 2 esperienze diverse. Nando Lombardi che si rifugia in corner sul lancio lungo di Igino D'Ambra indirizzato verso Lepre e il terzino sinistro 2000 la butta fuori, poi subito batte Ciano, cross in mezzo, svetta Landolfo e la palla esce, e così si esce dall'area con Spilabotte che ora cerca Di Paola, azione di contropiede per il Gladiator,
si allarga, sfila a botte, intanto De Rosa va, Di Paola si cammina da solo, però perde quell'attimo di tempo per servire i compagni di squadra che stavano meglio proiettati in avanti. E infatti in primis c'era Spilabotte che si era allargato per bene, si lamentele intanto nel proseguimento dell'azione da parte dell'Albanova. Un'azione, una fase un po' confusa con adesso il tocco di mano Simonetti che ne è stato fischiato. Vitiello, si continua questo batti e ribatti, ora Spilabotte, grande lancio lungo di Celio per Di Paola, anticipa Esperimento. Signore, subito lancio lungo in direzione ancora di Lepre, sbaglia Lombardi che involontariamente gli regala il pallone, cerca di andare sul fondo Lepre, questa volta Lombardi si fa perdonare, lo copre bene, infatti così Lepre è obbligato a tornare indietro da Maturo. Ora Biglietti guarda sui compagni, non ci sono tanti spazi perché comunque l'Albanova pressa molto, comunque siamo nei primi di gioco, il logico comunque nessuna delle squadre ci tiene a Landolfo. Fallo di contatto intanto tra Celio e Romano, e l'arbitro non è fallo, e invece lo è adesso tra Manzi e Palumbo. L'arbitro chiama vicino a sé Manzi, però c'era un primo contatto, quello che dicono i giocatori di Vietro, da cui Di Vietro che dice comunque il primo contatto, quindi non è passibile di ammonizione. E intanto ci sono i calciatori del Catero che attorno l'arbitro perché protestano per il fallo precedente. L'arbitro ora sta parlando con Manzi. Si tratta del signor Antonio Liotta della sezione di Castellammare di Stabia che sta parlando con il numero 6 del Gladiator. Sembra che comunque non scatterà la munizione, infatti sì, questa è la decisione, è un avvertimento però per il difensore nerazzurro che nel caso in cui dovesse comunque ripetere un'entrata del genere comunque troverà il cartellino giallo. Alla battuta c'è Carmine Signore. Palla al centro e ancora Lombardi che non è perfetto nell'intervento. Landolfo centrale per Celio e poi si trova da fuori Maturo. Allora Armando, la partita diciamo che ancora non è decollata completamente, ci sono due squadre che comunque stanno prestando molto, più l'Albanova che comunque sta mettendo pressione appena il Gladiator batte, però di occasioni diciamo nitide tranne l'occasione di Simonetti ancora ne abbiamo. Sì, giusta analisi, è una partita al momento tra due squadre che si stanno provando a studiare, a conoscere. Dubbiamente l'Albanova, proprio per quello che dicevo prima, forse perché giocando con maggiore spensieratezza, non avendo molto da perdere, gioca con tranquillità, ecco, rispetto al Gladiator che è più contratto. Però ecco, ripeto, siamo praticamente nelle battute iniziali, non possiamo per il momento dare giudizi, sta di fatto che sono due gran belle formazioni che si stanno contendendo i tre punti in questo derby. Bisogna vedere un attimo come reggerà appunto la pressione, perché l'Albanova sta facendo del contropiede la sua arma in queste fasi di inizio gara. Adesso la palla Lombardi è bravo a farla carambolare sul piede dell'avversario, ci sarà dunque rimessa dal fondo per il Gladiator quando ormai insomma siamo già arrivati al quindicesimo del primo tempo. Ricordo il punteggio 0-0 tra i nerazzurri, oggi maglia gialla, e i bianco-blu, i blu insomma dell'Albanova, che sono appunto in maglia completamente blu. Rimessa laterale in favore del Gladiator, mentre è incessante il coro dei tifosi del Gladiator che si fanno sentire e come, quindi insomma c'è tanta voglia, i tifosi del Gladiator si fanno sentire,
stanno provando a sostenere, incitare la squadra, perché questa è una partita molto molto importante e delicata al tempo stesso. Quindi Di Paolo allo stop, la palla che però è uscita e dunque ci sarà rimessa in gioco in favore degli ospiti. Gran caldo a Santa Maria Capua Vetere, dovrebbe essere forse questo l'ultimo caldo della stagione, poi dopo si inizieranno ad avere temperature più diciamo tra virgolette normali, e quindi anche i giocatori in campo non risentiranno. Palla recuperata dalla Gladiator, prova ad andare Spilabotte, contrastato ancora Spilabotte, si inserisce Di Paolo sulla destra, entra in area Di Paola, le finte di Di Paola, va sul fondo il cross, palla lunga troppo, poi arriva Di Pietro, viene addirittura stoppato da Celio il tentativo di Di Pietro, ancora il Gladiator in avanti, il cross col destro e Vitiello, palla alta, lo stop di Di Paola, molto bravo ancora Di Paola, prova ad andare, rientra, le finte di Di Paola, poi Di Pietro senza guardare, Celio, Di Paola, palla buona per Spilabotte sul auto di destro, va fa fuori Spilabotte sul cross, non riesce neanche a conquistare il calcio d'angolo, può allora allontanare l'Albanova, palla recuperata proprio dagli ospiti quando siamo arrivati al minuto 17 di questo primo tempo, sempre 0-0, una partita piacevole, una partita che sicuramente le due formazioni possono vincere perché vogliono vincere. Ah, intanto brutta entrata di Celio che è andato duro sull'avversario. Simonetti ha beccato una pallonata nelle parti nobili e infatti si sta lamentando all'inguine. Per fortuna nulla di grave per lui, l'arbitro dice di mantenere la calma, però insomma è stato abbastanza forte il contrasto. Ciano, il cross Ciano, poi Viglietti e palla che finisce in rimessa laterale ancora in favore dell'Albanova. Ancora Ciano, la palla recuperata da Vitiello, la finta di Vitiello, poi serve Di Paola, lo stop di petto di Di Paola, strattonato, l'arbitro sembra aver inghiottito il fischietto, non fischia niente in favore del Gladiator, De Rosa, la conclusione che si perde abbondantemente sul fondo, il tentativo di De Rosa con palla che termina comunque ampiamente sul fondo, non è andato neanche a non è andato insomma neanche a colpire lo specchio della porta, palla che è terminata fuori sul fondo. E allora Domenico Vastante tra poco insomma restituiremo la linea a Domenico Vastante, e Celio, poi ancora il pallone recuperato dall'Albanova, Ciano va sulla destra, Ciano ancora contrastato da De Rosa, i due in qualche modo sono compagni perché Ciano era a Marcianise quando De Rosa era nella Juniores nella Beretti del Real Marcianise, poi hanno fatto diciamo carriere diverse, qui invece Spilabotte manda a quel paese l'arbitro per un fallo calcio di punizione per l'Albanova, pallone che viene scodellato al centro, stacca Manzi più alto di tutti, poi Celio quasi senza guardare, pallone che finisce dalle parti direttamente, poi prova a ripartire adesso l'Albanova, a impostare con Signore, e allora è tornato disponibile Domenico Vastante che ricordiamo in tempo reale aggiorna la pagina Facebook del Gladiator, quindi potrete trovare per voi che state guardando le differite,
qui c'era fuorigioco di Di Paolo e l'arbitro prontamente lo segnala. Dicevo io, la partita è possibile vedere la partita. Dicevo, lui aggiorna la pagina del Gladiator in tempo reale, quindi durante le partite del Gladiator si può vedere la diretta testuale tramite la pagina del Gladiator a cura di Domenico Vastante. A te Domenico per continuare questa diretta. Quando ormai siamo arrivati al minuto 21, 1-0-0 che persiste, due squadre che, ripeto, se la stanno giocando ad armi pari, Domenico. Sì. Una gara che sta adesso siamo arrivati al minuto 21esimo. C'è un calcio d'angolo a favore dell'Albanova e infatti c'è Lepre. Batte Lepre, falla, poi per Simonetti che mette in mezzo, tanto si mischia Ciano ed ecco adesso esce palla al piede il Gladiator con Vitiello. Ora vi si deve vedere Spilabotte che si allarga, intanto c'è Di Paolo che è libero, però c'è posizione di fuori gioco, c'è di pochi centimetri, ma la posizione c'è. Un vero peccato, perché se Spilabotte avesse trovato un po' prima l'attaccante del Gladiator sarebbe stato lui da solo, però l'arbitro per correttezza dà punizione al Gladiator, perché in questo frangente Spilabotte aveva subito fallo prima di trovare Di Paola, e quindi si riparte con la punizione a favore dei nerazzurri. Ora Di Paola, anzi c'è Viglietti che per Manzi, anzi ancora per Viglietti, ora Viglietti per Di Pietro, cross al centro e viene anticipato da Signore Celio che è andato lì a staccare. Intanto Di Pietro ancora, il Gladiator decisamente ha aumentato il proprio ritmo, infatti comunque adesso sta facendo molto meglio rispetto ai primi minuti, e i nerazzurri davanti, quindi sostenuti anche da un grande pubblico che è quello sammaritano, vogliono dimostrare il loro valore contro una squadra che, anche se ha qualche punto in più in classifica, però il Gladiator è stata costruita per il vertice, e quindi queste sfide come quella di oggi con l'Albanova non possono essere assolutamente fallite. Ora Landolfo. Palumbo. Landolfo. Sbaglia, Simonetti ci prova e poi Landolfo ritorna e infatti deve la palla. Ora Romano intanto si va sulla fascia sinistra, tacco indietro per Lepre che è marcato da due uomini, torna al centro per Maturo, immediato capovolgendo di fronte in direzione di Ciano, però la palla è troppo lunga ed esce fuori. De Lucia alla battuta. Arriva dove nelle parti il tiro immediato di Romano, che la palla esce fuori sulla battuta da parte del portiere. Ora Viglietti per Di Pietro, Amerigo Romano al centro, arriva Vitiello che irrompe, c'è un contatto falloso con Romano che cade per terra, l'arbitro fischia punizione a favore dell'Albanova, alla battuta si porta Signore che subito guarda Lepre, calcio immediato,
il cronista stoppa però non con il petto bensì con il braccio, e infatti punizione a favore del Gladiator. Partita molto spezzettata con poche occasioni Armando, e le due squadre comunque sono costruite bene e ognuna delle due vuole prevalere sull'altra, però in questa fase c'è ancora parità. Sì, ma io insomma sto avendo la tanto il pallone buono per Di Paola Murato, Di Paola, poi l'attaccante prova ad andarsene, arriva Celio, va sul fondo, il cross è sfortunato, pallone che termina in rimessa dal fondo. Dicevamo, sta di fatto che onestamente ecco, l'Albanova rispetto al Gladiator ha avuto qualche lampo in più, nel senso ha avuto quell'occasione con Simonetti, questo tiro di Romano sta facendo più la partita, il Gladiator insomma si sta limitando a studiare ancora l'avversario, però c'è ancora una fase ecco, di studio. Intanto il rinvio sbagliato dell'estremo difensore Vitiello, il lancio per De Rosa, poi non ci arriva Di Pietro, ricordiamo l'assenza importante di Riccardi in avanti, e poi c'è anche Cerrato squalificato, quindi due assenze non da poco. Capobianco si è ripreso da un infortunio, quindi eventualmente potrebbe giocare, potrebbe entrare nella ripresa. Viglietti, Di Paola per Spirabotte, brutto intervento, questo è da ammonizione, mamma mia, questo è un fallo tosto, l'arbitro non fa niente, ha detto che non è l'ultimo sul numero del numero 2 esperimento, c'è calcio di punizione sulla tre quarti, rimane a terra Fofo Spilabotte, si prepara Speranza, ma non dovrebbe esserci bisogno dell'entrata del massaggiatore. Insomma, partita, ripeto, dura, partita tosta, ma si sapeva che l'incontro in qualche modo potesse prendere una piega del genere. Poi il gran caldo fa il resto, sulla battuta va Vitiello, va col destro a metterla al centro per Manzi, anticipato Di Paola a calcio della sfera, ci arriva ancora Di Paola, rimessa laterale per il Gladiator in zona d'attacco. Di Paola prova ad accentrarsi, Di Paola, Di Pietro, ma non c'è nessuno, un po' precaria il passaggio di Pietro, perché non c'erano compagni. Ma onestamente un arbitraggio che mi lascia un po' perplesso, questo, una spinta che forse sarà stata impercettibile, avrà soffiato dietro la schiena del diretto avversario e l'arbitro dice che è fallo. Vabbè, comunque evidentemente lui dal campo vede meglio rispetto a noi che siamo in postazione ecco video. Va Ciano, il cross, attenzione, e poi Lepre, adesso Lombardi, palla che finisce sul fondo, dunque rimessa per i padroni di casa, gara che non offre grandi spunti, ogni tanto c'è qualche lampo, siamo ormai arrivati al trentesimo, quindi superata anche metà, abbondantemente metà tempo, metà primo tempo, e vedremo come ecco finirà questo tempo. Cioè, vediamo fallo, l'arbitro a chi lo assegna, fallo a Celio, non ne fischia una a favore, proprio unilaterale, ogni decisione viene presa in favore dell'Albanova, ma così evidentemente non so che dirvi, sinceramente siamo molto perplessi su tutte queste decisioni. Fallo, l'arbitro qui lascia proseguire, quando il fallo magari c'era. Bravissimo Lombardi, allontana la sfera, non diciamo a questo Gladiator oggi manca un po' di profondità. C'è fallo di Di Pietro, segnalato non dal direttore di gara
ma dal collaboratore. Dunque c'è un calcio di punizione per gli ospiti al 31esimo di questo primo tempo. Vediamo, stavolta non c'è Michele Ciano alla battuta, che è capitano dell'Albanova, per lui esperienza da vendere. C'è Lepre invece sulla palla, sul punto di battuta, ne ha un po'. Il cross di Lepre sul secondo palo, poi Signore non ci arriva, anzi ci arriva ma la palla è presa in maniera corretta, ci arriva in maniera scordinata. Spilabotte sulla linea di metà campo. Di Pietro forse pretende un po' troppo da De Rosa, infatti il pallone poi addirittura colpisce la postazione stampa, senza molti fronzoli come si faceva una volta. Landolfo la battuta di questo calcio, scusa, di questa rimessa laterale per Spilabotte, va sul fondo e ancora sfera che rimessa in gioco in favore dei nerazzurri. Tra un attimo restituiremo la linea a Vastante al termine di questa azione. Poi Celio, palla che attraversa tutta l'area di rigore ed esce in rimessa laterale. Rimessa laterale per i padroni di casa, che stanno provando a premere sull'acceleratore in questa fase di gioco. Di Pietro, sbagliata anche la rimessa laterale e quindi l'arbitro ordina il cambio. I due allenatori stanno passeggiando nervosamente nella loro area dedicata, Mazziotti da una parte alla destra e Sannazzaro a sinistra. Sannazzaro però ha il vantaggio di essere avere più ombra a proprio favore, mentre Mazziotti è totalmente irradiato dal sole, mentre i tifosi sia nella postazione di casa che in quella ospite sono molti a torso nudo, perché fa un gran caldo, si superano i 30 gradi anche oggi, sembra essere non inizio settembre. Spilabotte murato da Signore, mamma mia che ha fatto qui, occasionissima al 33esimo. Signore adesso preme il gladiator, grande occasione questa del formazione di casa. Spilabotte ha colpito a botta sicura, pallone che sicuramente era indirizzato nella porta della formazione di Casal di Principe, della porta difesa da Sagliocco, ma è stato Signore che ha veramente, si è immolato e ha evitato guai peggiori. Vediamo che cosa ha decretato l'arbitro, rimessa laterale. Ci si mette un po' di tempo per, chiaramente in questi frangenti c'è l'esperienza, perché vogliono abbassare il ritmo, perché il gladiator stava premendo. Di Paola, bello stop e poi palla fuori, l'ultimo tocco è di Romano. Di Pietro è proprio sotto gli occhi del direttore di gara, che evidentemente, oltre ad aver ingoiato il fischietto, ha anche dimenticato i cartellini a casa, perché continua a non ammonire. Quando siamo arrivati ormai al 35esimo di questo primo tempo, 0-0 tra il Gladiator e l'Albanova. Vediamo Vitiello alla battuta. Spilabotti di prima intenzione per Di Paola, poi Di Pietro, ancora Di Paola. De Rosa, non c'è nessuno, pallone che termina tranquillamente tra le braccia di Sagliocco al minuto ormai 36
di questo primo tempo. Parte l'Albanova, Michele Ciano, il cross, stacca di testa il numero 11 Palumbo, ma Manzi riesce in qualche modo, poi il Gladiator recupera palla. Questa partita è una battaglia, come del resto lo saranno tutte, perché è un campionato davvero molto molto difficile. De Lucia comodamente tra le braccia dell'estremo difensore, De Lucia che ha esordito la settimana scorsa nel secondo tempo a Mugnano contro l'Afro Napoli. Purtroppo la formazione nerazzurra è uscita sconfitta per 2-0. Doppietta di Dodò che ha un po', come dire, è arrivata anche in maniera particolare, un rigore dato e da, insomma, sinceramente ci poteva pure non stare, un rigore netto non dato a Cerrato ed è stato poi ammonito per simulazione e quindi è espulso per doppia ammonizione, quindi è stato un po' un sabato nero per il Gladiator, e invece adesso sta provando, ecco, a ripartire, anche se si tratta davvero di una grande squadra, un grande avversario come il Gladiator. Settimana c'è stato il successo in Coppa Italia con l'Ottaviano per 2-0. D'Ambra alla battuta, sia Landolfo che Villo toccano la palla, Manzi la rinvia sempre nella zona di D'Ambra, ora Spilabotte che la ruba, è il tocco finale dello stesso giocatore che entra, l'arbitro invece va contro la decisione da parte dell'assistente e dà la rimessa laterale a favore del Gladiator. Landolfo si porta avanti Nicola Celio, però Maturo anticipa tutti, De Lucia per possesso palla subito a favore di Simonetti che scambia con Lepre, Simonetti, Manzi lo ferma, poi Lepre allarga per De Lucia, continua il gioco dell'Albanova e comunque dimostra di avere un buon possesso palla. L'arbitro ritiene da fallo la scivolata di Vitiello su Lepre e Romano ferma il gioco perché vede il suo compagno di squadra che è per terra, e quindi tra poco Lepre ora per terra e c'è Nicola Celio che sta dialogando con il direttore di gara. L'ex giocatore del Mondragone sembra non ingannare l'arbitro, infatti dice il fallo c'è stato, il tocco c'è stato, mi fa male. Ora si vede, si sta rialzando ed è Landolfo che lo rialza, e un leggero battibecco però per ora Di Paola restituisce palla all'Albanova, quindi dopo, e questo stop è servito anche un po' per ricaricare le batterie e per bere un po' di acqua. Ricordiamo che comunque sono oltre 28 gradi qui al Piccirillo. La palla arriva dalle parti di Saiocco, Signore allarga sulla destra per un esperimento, si torna indietro da Signore, si allarga intanto D'Ambra, Di Paola intercetta il passaggio, Landolfo per Vitiello, Landolfo che viene anticipato da Maturo e la palla esce fuori. Errore intanto nella rimessa laterale, e questa non è la prima volta che qualche giocatore del Gladiator che sbaglia la rimessa laterale, e quindi infatti poi ora è Maturo che si incarica della battuta, ma un po' più lunga, e infatti cerca Palumbo che da sponda per Simonetti, si intercetta Vitiello, ora Maturo che allarga capovolgendo di fronte per Ciano che arriva come motorino, però la palla è troppo lunga e sfuma una possibile occasione per l'Albanova. Cioè, prima sostituzione per il Gladiator,
Sì, sì, prima sostituzione, vediamo che è successo, perché c'è un giocatore che si è fatto male. Lombardi a terra, è un problema. Vediamo che cosa. Intanto Romagnoli è pronto al cambio. Si sta rialzando Lombardi, zoppica, forse ce la fa. Vediamo che succede. Però Sannazzaro sta dando indicazioni a Romagnoli, quindi infatti non ce la fa Lombardi, no, non ce la fa proprio. Allora cambio. Sostituzione per il gladiatore. Esce con il numero 3 Tommaso Lombardi, rientra il numero 20 Marco Romagnoli. Rimasto a terra Lombardi. E allora dentro Romagnoli al 42esimo, mentre ci sono schermaglie tra le due tifoserie, addirittura, insomma, veramente la partita sta crescendo di intensità sugli spalti, di decibel, ecco, tra le due tifoserie. Comunque noi dobbiamo rimanere concentrati sul campo. Il cross, palla che attraversa ancora tutto lo specchio, Romagnoli va a prendere tutto, va a prendere la palla che attraversa tutto lo specchio, ma poi non ci sono stati sviluppi in tal senso. Simonetti va col sinistro, poi Manzi senza pensarci su va a rinviare. Palla sul fondo, no, c'è calcio d'angolo, sta chiedendo di dare il massimo Mazziotti ai suoi. Una partita che io, insomma, sinceramente lo 0-0 ci sta tutto tra due squadre che più che altro hanno pensato a controllarsi, anche se l'Albanova ha fatto un po' forse di più in termini di possesso nella prima parte. Poi nella seconda parte del primo tempo questo possesso si è riequilibrato con una serie di tentativi manovrati del Gladiator. Palumbo, Perciano col destro, il cross, poi va Landolfo, lo stop di Spilabotte di testa, non va, doveva essere un po' più incisivo Simonetti. La conclusione facile per De Lucia, ormai quando siamo giunti al 44esimo minuto, quindi tentativo di Simonetti alla distanza, ma per De Lucia è tutto facile. Pallone già in gioco, De Rosa, la finta. Di Paola, ne salta tre, anche un altro grande numero di Di Paola. Spilabotte lo stop, Spilabotte prova un tiro impossibile perché viene murato dal difensore, però Spilabotte è sicuramente più incisivo, più propositivo rispetto a quello di sabato, che insomma era un po' in difficoltà. Il cross di Landolfo viene ribattuto da Romano. Rimane in zona d'attacco la formazione di Sannazzaro quando abbiamo superato il 45esimo
Penso l'arbitro abbia segnato 2 minuti di recupero, sinceramente non l'abbiamo visto. Romagnoli non riesce. Poi D'Ambra va a guadagnare un calcio di punizione. Calcio di punizione per gli ospiti, se ne incarica Signore, ormai siamo in dirittura d'arrivo questo primo tempo. Ciano va a pescare Maturo, molto è un trattore questo Maturo, non lo fermi neanche con le cannonate. Poi stavolta commette fallo, l'arbitro lo lascia proseguire per la regola del vantaggio, De Rosa viene placcato e dopo 2 minuti l'arbitro dice che è tempo di fischiare un fallo. E poi adesso De Rosa e Maturo vanno anche a chiarirsi proprio sotto la postazione dei tifosi dell'Albanova. Finisce così, avevamo ipotizzato bene, 2 minuti di recupero, finisce 0-0, risultato giusto. Sì, Armando, poche le occasioni da in porta, un equilibrio sostanziale con Simonetti che ha avuto una grande occasione nel primo tempo, poi dopo nei primi minuti, poi dopo è stato un tiro adesso che Duci ha parato, mentre per il Gaetano 2 volte ribattuto il tiro di Spilabotte, che è stato quello più pericoloso dei suoi. E quindi ci rivediamo, ci sentiamo da qualche minuto per il secondo tempo. Ben ritrovati dallo stadio Mario Piccirillo di Santa Maria Capua Vetere per il secondo tempo della partita tra Gladiator e Albanova, partita che si è conclusa sul primo tempo con il punteggio di 0-0. Le squadre sono rientrate con gli stessi 11 con cui hanno concluso il primo tempo e c'è l'unico cambio, che è stato quello di Romagnoli con Lombardi, che è avvenuto al 42esimo a causa dell'infortunio di Tommaso Lombardi. Batte l'Albanova con De Lucia per Signore, che cerca sulla fascia destra Lepre, la palla esce fuori, quindi vediamo di sinistra verso destra l'Albanova con la maglietta blu e mentre in casacca gialla abbiamo il Gladiator. Ora Di Pietro per Vitiello che crossa, cioè lancia per Di Paola, che Di Paola prende il tempo su esperimento su giusto un secondo prima che arrivasse il tocco di palla da parte di Di Paola, riesce a rinviare. Ora Spilabotte che va sul sicuro verso Di Paola, però non si era accorto che intanto Di Paola era scappato e infatti è arrivato l'anticipo da parte di Michele Ciano. Partita molto maschia, 2 caduti per terra e l'arbitro non accenna a fischiare anche un terzo che è Di Paola, niente, è un arbitraggio all'inglese come è avvenuto anche nel primo tempo con diverse contatti che non sono fischiati, alcuni meritavano anche il cartellino giallo da una parte e dall'altra, e però l'arbitro che è il direttore Antonio Liotta della sezione di Castellammare di Stabia per il momento sta evitando di cacciare i cartellini, infatti nessuno è presente nel tabellino fino a questo momento. Landolfo sulla fascia destra per Romagnoli che perde palla e poi commette fallo su Simonetti e qui arriva il fischio del direttore di gara, quindi tanto siamo arrivati al terzo minuto della gara e Gladiator Albanova 0-0, big match e anche posticipo del terzo turno del girone A di eccellenza di una categoria che Vente sta strabiliando molti, perché si assiste a tante partite molto equilibrate, basta vedere in giornata con il pareggio 2-2, andando di Piero per Di Paola che supera Michele Ciano, cerca la finta Di Paola, il cross è troppo lungo, però Romagnoli comunque riesce a tenerlo in gioco e poi dopo comunque era difficile da trattenere, infatti la palla esce e sarà rimessa laterale a favore dell'Albanova. D'Ambra fa tornare indietro Simonetti verso Signore che allarga sulla destra per Michele Ciano, Lepre si fa incontro, infatti riceve palla, Viglietti fa buona guardia, Lepre allunga il pallone, infatti Di Paola che lo porta via e poi dopo lo stesso Di Paola subisce fallo. Ora Vitiello che
il regista del Gladiator, il metronomo, sta guardando che posizione meglio. È un lancio lungo nei confronti di Landolfo, che però capisce dopo le intenzioni del suo centrale di centrocampo e infatti si porta troppo in ritardo verso il pallone e la palla esce fuori. Ora Celio che subisce fallo, punizione, ed è punizione da una posizione laterale, ma che comunque può permettere al Gladiator di portarsi in tanti in avanti. E, salgono Manzi e Viglietti, sarà quindi punizione a favore del Gladiator e ancora per Terracelio che si sta rialzando. Ora Vitiello, tanti giocatori al centro dell'area, ci sono Manzi, Di Paola, Spilabotte, Viglietti anche sul secondo palo, anche Nicola Celio. L'arbitro sta guardando in aria per vedere un attimo che cosa, se ci sono dei contatti fallosi. Infatti comunque già dice che se vede dei contatti dubbi fischierà fallo. Vitiello sul secondo palo per Manzi, la palla però è troppo lunga e l'azione sfuma, e infatti si tratta di un fallo dal fondo a favore dell'Albanova e infatti sarà Saiocco. È un'azione che il Gladiator poteva fare molto meglio, infatti comunque erano tanti i calciatori del Gladiator in aria e una palla comunque messa bene in maniera tesa comunque avrebbe potuto permettere ai nerazzurri di andare alla conclusione. Invece la palla troppo lunga e così sfuma questa maniera. Intanto Di Pietro per Spilabotte che si allarga, che subisce un contatto da parte di Carmine Signore, poi Romano e a recuperare palla, e l'azione prosegue. E ora Di Pietro dall'altra parte che fa fallo su De Lucia. La punizione viene abbattuta da Signore, allarga sulla destra per Esperimento. Ora Ciano che torna al centro da Marco Maturo, il trattore della squadra casalese. Ora Ciano per De Lucia, e De Lucia che cade a contatto con Vitiello e l'arbitro confisca la punizione, quindi sarà punizione a favore dell'Albanova e alla battuta si pone Michele Ciano. È salito della difesa solo Signore della difesa dell'Albanova, passaggio al centro, esce, è però anticipato da Manzi, c'è un contatto, infatti comunque c'è in aria, c'è un giocatore dell'Albanova, l'arbitro intanto fischia la punizione prima che il Gladiator potesse ripartire. Ora bisogna capire cosa è successo, di sicuro Manzi ha anticipato anche il suo portiere De Lucia e questo omonimo, perché infatti comunque Alessio De Lucia e Antonio De Lucia che è l'attaccante del centrocampista dell'Albanova, e quindi ora sarà l'arbitro a dare palla all'Albanova e poi dopo la palla all'Albanova probabilmente la restituirà al Gladiator. Infatti così avviene con Lepre che restituisce palla a Alessio De Lucia. De Lucia che avanza, lancio lungo in direzione di Spilabotte, viene anticipato da Esperimento che si aiuta con grande mestiere. Ora Vitiello che va sulla fascia sinistra, cerca lo scatto vincente, va fermato da De Lucia, ancora Di Paola fermato da Maturo. Il pallone arriva al centro per Vitiello, sventagliata nei confronti di Romagnoli. Romagnoli protegge palla, è la spinta di D'Ambra, però Romagnoli si rialza. Ora bravo il peperino nerazzurro Landolfo che va al cross, la rovesciata di Celio e la palla che esce fuori. Buona l'intuizione da parte del centrocampista, la bella l'acrobazia da parte del centrocampista del Gladiator, però
non è stato preciso il suo tiro, infatti la palla è uscita lateralmente, però buona occasione da parte dei nerazzurri, che quindi partono al meglio in questo secondo tempo, mentre nel primo tempo era stata l'Albanova ad essere pericolosa all'inizio con il bel tiro di Simonetti che ha sfiorato di poco il gol. Ricordiamo Nicola Celio, San Maritano Doc, classe 87, che questa è la prima volta che gioca, la prima stagione che gioca con il Gladiator, ed è la seconda presenza al Piccirillo dopo l'esordio che c'è stato due settimane fa. Per lui quindi è una grande emozione giocare con il club della sua città natale dopo una carriera comunque che l'ha portato a giocare da tante parti, tra Vieste, in Toscana. Ora Ciano che supera Viglietti, passa al centro e anticipa Di Paola, che grande salvataggio, che è tornato in difesa e ha ovviamente compiuto un grande salvataggio. La palla lì sarebbe potuta entrare nello spazio d'azione di De Lucia. Perfetto, è impeccabile in questo momento Di Paola, che ha evitato il gol per l'Albanova. Intanto vediamo nella compagine bianco-azzurra, si sta allenando Paolino Nucci. Intanto Landolfo sbaglia il controllo e regala una rimessa laterale a favore del Gladiator. Sono questi gli errori di concentrazione su cui comunque Giovanni Sannazzaro focalizza molto l'attenzione in settimana. Non si possono fare errori del genere quando sei da solo e ti trovi in fase di impostazione, perché poi regali in maniera molto semplice, regali una palla a favore della squadra avversaria. E in questo caso Landolfo è colui comunque che è caduto in questa diciamo, amnesia. E l'arbitro fischia la punizione ed è anche il primo cartellino giallo della partita. A essere ammonito è Andrea Di Pietro per il fallo su Simonetti, ed è anche una buona posizione per l'Albanova, che infatti si trova proprio ai limiti dell'area di rigore. Ci sono vari calciatori che comunque hanno il pallone in mano, c'è Lepre, c'è anche Simonetti. Lepre sembra quello indiziato, e infatti a lui il pallone. Simonetti è normale che da uno che è un giocatore che comunque vede molto la porta, e quindi anche lui vorrebbe, è ingolosito dalla voglia di tirare. Al momento è Lepre quello che sembra indiziato, mentre la barriera comunque viene formata dal portiere Alessio De Lucia. Infatti troviamo Nicola Celio, Vitiello, Landolfo. Mentre in attacco, cioè in aria, ci sono altri atleti dell'Albanova, e su tutti Palumbo, Maturo e Romano che insieme a De Lucia ostacoleranno di sicuro la barriera. De Lucia intanto, comunque Alessio De Lucia sta aggiustando la barriera. Resta solo Lepre, sarà lui a incaricarsi della battuta. Tiro fortissimo e De Lucia si salva in calcio d'angolo. Buona parata del portiere nerazzurro, che ovviamente con un bel riflesso ha evitato che Albanova di andare in vantaggio, e quindi sarà calcio d'angolo. Bravo il piccolo portiere di San Felice a Cancello ad evitare guai al Gladiator con un balzo centrale. Quindi la partita resta sul punteggio di 0-0, però intanto è da contare una nuova occasione importante nella gara. Ora Spilabotte che prende palla, subisce un contatto di Romano, ora c'è un contropiede, Vitiello, subito lancio lungo e però sbaglia l'azione continua, Di Paola parte, Spilabotte, allarga sulla destra per Di Paola. Di Paola sul fondo cerca Spilabotte, intanto si porta in avanti altri atleti. Il cross al centro, Romagnoli, la palla è lunga, però Romagnoli la tiene in campo, anzi no, la palla esce. Quindi un'occasione, un contropiede che potrebbe essere sfruttato meglio dal Gladiator, vero Armando? Sì, è un'occasione questa anche del Gladiator, che avrebbe dovuto sfruttare meglio questo contropiede, ecco, mentre si vanno a scaldare Pesce e Capobianco. Quindi forse è il momento di mettere anche un po' di forze fresche sul terreno di gioco. Simonetti invece è stato bravo a indirizzare la palla sotto il set, ma io direi che è stato altrettanto, se non di più, De Lucia a non farsi impensieri. Ricordiamo che Alessio De Lucia è un under, quindi è un giocatore che ha ampi margini di crescita, non a caso fa parte di quei calciatori che sono arrivati dalla Maddalonese e che sono stati i primi a essere confermati.
Noi siamo sempre sulle frequenze di Telegolfo. Ringraziamo e salutiamo sempre i fratelli Capuano che ci hanno permesso, insomma, di siglare questo accordo di collaborazione, sperando di potervi poi offrire altri contenuti sempre targati Sport Casertano e Telegolfo. Dodicesimo della ripresa, il pallone lungo per Ciano, forse non riesce, c'è una bandiera che ci impedisce la visione, palla che viene recuperata dal Gladiator, De Rosa, morbido, troppo. Attenzione Palumbo, posizione regolare, palla al centro, Manzi, c'è calcio d'angolo. Calcio d'angolo, qui Gladiator immobile sulle gambe, si sono lasciati molto anticipare, ma ha sbagliato anche De Lucia con quella rimessa molto molto morbida e approssimativa. E c'è un grande intervento di Paola, mamma mia, e Palumbo, palla che termina fuori, ma questa è un'occasionissima per gli ospiti al minuto 13, quindi al 58esimo. Gladiator graziato perché De Lucia non ci sarebbe potuto arrivare. Campanello d'allarme molto pesante questo per la formazione di casa. De Rosa che intanto è andato a fare il centrale di difesa, Viglietti a sinistra al posto di Lombardi, infortunato, perché il ragazzo, insomma, ha riportato una distorsione e quindi ha messo Romagnoli in attacco. Romagnoli è un attaccante, un esterno d'attacco, e quindi mister Sannazzaro si è dovuto un po' reinventare, dovuto ridisegnare un po' lo schieramento tattico. È partito molto bene in questo secondo tempo l'Albanova, è una squadra che gioca e avendo un ritmo molto molto più alto decisamente, nonostante le temperature siano proibitive. Il cross, attenzione Landolfo, bravissimo qui, grande, che riesce ad anticipare Simonetti con un bel numero, però la palla è ancora in favore dell'Albanova. Il cross, il lancio anzi di Esperimento, palla troppo lunga per Lepre, e Sfera che termina sul fondo. Tra poco entrerà anche il numero 9 Nucci per gli ospiti, Sfera che invece termina tra le braccia di De Lucia, occasionissima. Sì, Armando, è stata un'occasionissima per l'Albanova, la seconda di questo secondo tempo, e il Gladiator ora prova il riscatto mentre a breve dovrebbe entrare Nucci. Vitiello sulla palla da Landolfo, Landolfo che protegge la palla dalle grinfie di Simonetti, ora si torna dietro Manzi per De Lucia, forse è passato troppo lento, e poi De Lucia che rinvia, non ci pensa due volte ed evita che Palumbo tocchi la palla. Nel Gladiator invece si scaldano Capobianco e anche Nicola Spesce, c'è una vista che potrebbe entrare ed sarebbe quindi la prima presenza con il Gladiator. Infatti ha avuto per lui ha avuto dei problemi dalla scorsa stagione con un incidente che è avvenuto nella finale dei playoff nazionali, e ora potrebbe essere lui quindi la prima in campionato, dopo comunque che un'estate intera ad allenarsi e senza poter dimostrare il proprio valore. Insieme a lui, oltre a Pesce, troviamo anche Capobianco che si sta scaldando, quindi l'allenatore Giovanni Sannazzaro sta pensando a qualche soluzione in più anche dal punto di vista offensivo per fare gol e per quindi per portarsi in vantaggio in casa. Punizione da fascia sinistra da parte di Lepre. Lepre sulla palla, tanti diversi atleti in area di rigore. Batte Lepre e De Lucia blocca la palla centrale, senza rinvia l'attaccante del Gladiator in direzione di De Lucia. Esperimento che forse uscito anche dal sole perde, diciamo, non preferisce buttarla fuori, invece comunque regalarla a un compagno di squadra. Ora Viglietti verso De Rosa. De Rosa per Di Paola, che sulla tre quarti, Di Paola parte sovrapposizione sulla destra di
di Landolfo, passaggio per Celio che però dopo non riesce a stoppare la palla, era una buona opportunità e sfuma ora Viglietti che su che troppo irruento nei confronti di Lepre e l'arbitro fischia punizione a favore del club della famiglia Zippo. Alla battuta Signore, Vitello anticipa Lepre, Celio combatte come il leone, ora Di Paola che si sta facendo una grande sacrificio, infatti lo troviamo ancora lì, non subisce fallo, la palla lì di Palumbo che poi verso Simonetti, Simonetti di tacco e poi c'è Nicola Celio che subito rinvia nei confronti di Spilabotte perché gira perentorio stacco di testa verso Romagnoli che la poi dopo lancia in avanti però dove non c'è nessuno, quello che manca credo forse Armando è quello comunque che in attacco c'è poco peso e perché con un Di Paola che deve tornare spesso a difesa è normale che un solo Spilabotte, poi con Romagnoli che è un attaccante però è di bassa statura è un po' complicato rendersi pericoloso e non c'è quella profondità che dicevo nel primo tempo, manca quella profondità, quella attenzione però il Albanova in avanti, posizione irregolare, Simonetti posizione irregolare, l'arbitro lascia proseguire per la regola del vantaggio ma era offside, pronto Nucci come dicevamo. Dicevo, stavo concludendo il pensiero su quello che manca al Gladiator, la profondità, manca un ariete là davanti, adesso stanno giocando Spilabotte, Di Paola e lo stesso Romagnoli, qui c'era fallo, l'arbitro si ricorda che c'è anche il Gladiator in campo e dunque calcio di punizione per la formazione di casa, botta alla testa per Spilabotte ma anche per il numero 6 c'è la barella, si è aperto in testa il numero 6 Signore e c'è bisogno anche dell'intervento del medico perché la botta è stata pesante sia per uno che per l'altro, è ancora a terra Spilabotte e vediamo che sta succedendo. Ha preso una botta forse o al naso o all'arcata sopraccigliare perché il dottore sta medicando come lo possiamo vedere nelle immagini. Pronto Cerrato intanto, adesso un po' di cambi da fare, chiedo scusa Capobianco, Cerrato è squalificato, pronto Capobianco. Quindi ci sarà una sostituzione per parte, mentre c'è un mini time out con i calciatori che stanno cercando un po' di fresco proprio sotto la nostra postazione, si stanno dissetando. Forse l'ha avuta peggio il giocatore dell'Albanova. Ha preso una botta all'occhio, mentre Fofo Spilabotte... Fofo Spilabotte l'ha presa in testa ma per lui per fortuna niente di grave, non c'è sangue, mentre Signore sì, deve addirittura essere trasportato forse in ospedale, questa è una brutta botta Signore. Eccolo qua le immagini con la barella che porta via Signore, applauditissimo da parte di tutto lo stadio. Mamma mia, una maschera di sangue. Ha preso una brutta botta il ragazzo. Ha preso una botta all'arcata sopraccigliare. Sostituzione per il Gladiator. Vediamo un attimo che succede. Esce con il numero 9, Fofo Spilabotte. E rientra con il numero 18, Vincenzo Capobianco. Dunque cambio per la formazione di casa, dentro Capobianco, fuori Spilabotte, quindi un cambio per una Spilabotte molto molto sportivamente va a sincerarsi del compagno, cioè dell'avversario. L'Albanova che veramente ha tanto sangue in volto. Esce con il numero 6, Carmine Signore. Mentre c'è Gigi Pezzella che entra al posto di Signore, l'ex
giocatori della Versa, Casertana, Real Albanova, Sorrento, Avellino, Juve Stabia, insomma ne ha girate tante. Pezzella molto molto esperto, un lusso sicuramente per la categoria. Presa una botta, signore, per fortuna è cosciente, è vigile, adesso va disinfettato, credo che verranno applicati anche dei punti, cercando ecco di evitare di trasportarlo in ospedale. Spilabotte è vicino a lui e lo sta confortando, diciamo così. È stato applicato un turbante al ragazzo e vediamo che è alla fronte, non è all'arcata sopraccigliare, è alla fronte che ha preso questo taglio. Rimessa in gioco Cerrato, un po' Capobianco, un po' così approssimativo, e allora la punizione in favore dell'Albanova, mentre si fa ancora a scaldare, continua il riscaldamento. Pesce, Nicolas Pesce, ancora l'Albanova che prova a venire avanti, la formazione di casa, è bravo qui Manzi, Sunnucci, l'ottimo pallone per Di Paolo, lo stop Di Paolo, in mezzo a due se ne va Di Paola, mamma mia che giocatore questo Di Paola, pallone per Capobianco che conquista una buona rimessa laterale. Signore, per fortuna sta meglio, nel senso che gli hanno applicato un turbante, è cosciente e viene rincuorato dallo stesso Spilabotte. Infortunio piuttosto serio per Signore, che chiaramente quando si tratta della testa bisogna attendere un po', perché veramente l'abbiamo visto con tanto sangue in volto. Adesso c'è un calcio di munizione per l'Albanova, già battuto proprio dal neo entrato Pezzella, poi Nucci di testa su Landolfo che va ad anticipare tutti, ma c'è stato un fallo e dunque il calcio di punizione è per il Gladiator. Tanto il caldo continua ad aumentare, purtroppo non c'è niente da fare. Attenzione però Nucci, 3 contro 4 nel mezzo, Viglietti, grande chiusura di Viglietti, Di Pietro, Capobianco per Romagnoli, va nello spazio Romagnoli sul fondo, riesce a mantenere la palla in campo, ancora Romagnoli, guadagna un calcio, una rimessa laterale. Viglietti, lo scambio con Di Pietro, alla tre quarti, troppo lungo, troppo soprattutto sbilenco questo tentativo. Messa dal fondo, ancora Pezzella che va a battere Di Pietro, Ciano col destro per Nucci, attenzione lo stop di Nucci contro De Rosa, ancora Nucci, rimessa in gioco in favore degli ospiti. Manzi va ad allontanare, poi Di Paola. Vediamo che cosa succede, l'arbitro dice che c'è
vuole parlare con Vitiello e Nucci, che prima si sono un po' beccati, vuole mettere pace tra i due perché c'è stato uno screzio tra i due calciatori. Comunque arrivati al 27esimo della ripresa, mentre si prospetta un altro cambio per l'Albanova. Pronto il numero 8, che sarebbe Gatta, Gismondo Gatta, altro ex di turno. Palla lunga, Landolfo arriva prima di tutti, poi De Lucia con di prima intenzione per Di Paola, lo stop che però non è ottimale, è sfera che termina in rimessa. Rimessa laterale, l'Albanova pronto, Gatta, altro acquisto, arrivato in extremis in questa estate calda in tutti i sensi per le formazioni casertane, è arrivato proprio a ridosso dell'inizio del campionato Gismondo Gatta, calciatore che è molto molto esperto della categoria, un giocatore che ha giocato per anni anche in D. E allora cambia regista l'Albanova, fuori Maturo, dentro Gatta. Buona prova comunque di Maturo, Gismondo Gatta è un calciatore di grande esperienza. Quasi alla mezz'ora di gioco, De Rosa, ancora De Rosa, prova a fare tutto da solo, salta 3-4 avversari, poi il pallone finisce tra i piedi di Romagnoli, grande Capobianco, si gira, la conclusione deviata, peccato, ha preso un effetto strano il pallone, è stato un po' smorzato il tiro di Capobianco. Questo è De Lucia, poi Di Pietro, palla che non è uscita, Capobianco contro Gatta, travolto, e c'è calcio di punizione, si lamenta a Capobianco. Ciano, il cross di Ciano, troppo lungo, troppo alto anzi per Simonetti, che prova a salire al primo piano ma non riesce proprio a impattare con la sfera, che termina in rimessa laterale per il Gladiator, mentre continuano i cori da una parte e dall'altra, i tifosi dell'Albanova hanno risposto presente in trasferta in questo derby atteso tra le due tifoserie, non corre buon sangue, l'abbiamo ascoltato nel corso di questo match. Attenzione però, Simonetti, gol! Il gol di Simonetti, e pesca impreparata la difesa del Gladiator. Veramente imbarazzante quello che stiamo vedendo, proprio qualcosa di incredibile. È stato bravo, per carità, il Simonetti a incunearsi tra la difesa del Gladiator, ma sinceramente non lo so, rimaniamo perplessi perché è una squadra che continua a subire gol, una difesa che si è lasciata trovare impreparata, niente da fare, si mette male perché siamo arrivati al 32esimo nel corso di questo primo tempo, questo secondo tempo. Capobianco, la partita non è finita ovviamente. Murato senza fallo, dice il direttore di gara,
poi De Rosa, vediamo se c'è fallo, fallo di De Rosa, addirittura fallo di De Rosa che ha anche avuto l'ammonizione. Momento molto molto delicato, molto molto delicato per la formazione di casa, che ogni minimo tiro subisce gol, è veramente sfortunata. Però ci sono anche tante attenuanti, una squadra che è tutta nuova, chiaramente ha bisogno di forse ha bisogno ancora di tempo per essere quella che tutti si aspettavano. Un calendario non semplice con Afro-Napoli e Albanova subito, squadre forti, ben attrezzate, ben organizzate. Abbiamo avuto modo di vedere anche la partita in trasferta a Mugnano e sinceramente non sono squadre che vogliono semplicemente partecipare al campionato. Però poi c'è anche da sottolineare il fatto che la difesa ha subito un gol un po', come dire, banale, un po' stupido, perché si sono fatti infilare nel corridoio centrale. De Lucia chiedeva un fuorigioco che ovviamente non c'era. Vitiello, adesso c'è anche un po' di difficoltà mentale da parte dei nerazzurri, che però devono scuotersi, perché non possono arrendersi così, non possono andare già a meno 4 dalla, anzi a meno 6 dalla vetta. Vediamo di Vitiello, anche Vitiello ammonito. Sta succedendo di tutto in questa partita, sta succedendo di tutto. C'è nervosismo, c'è nervosismo ed è palese, però sinceramente l'arbitro ci sembra molto molto fiscale, ci sembra molto fiscale, eccessivamente fiscale questo direttore di gara. Liotta di Castellammare di Stabia. L'Albanova sta conquistando la terza vittoria consecutiva, mentre c'è un cambio, l'ennesimo, a 11 dalla fine, quindi al minuto 79. Vediamo chi esce. Esce Di Pietro, il capitano, ed entra Zavco. Le prova tutte chiaramente il mister Sannazzaro per tentare di far riquadrare il cerchio, e non è semplice, perché comunque di fronte a una squadra ben attrezzata come l'Albanova, però bisogna provarci, perché altrimenti si lascerebbe qualcosa di intentato, invece no, bisogna uscire dal campo senza rimpianti. Romagnoli. Adesso si fanno sentire non poco i tifosi di casa che sostengono la propria squadra del cuore. De Rosa, niente da fare. Sta per entrare Nicola Spesce, forse lo butta dentro anche per la sua fisicità. Mentre si accascia solo Romano. È una brutta botta questa, caro Domenico. Mentale soprattutto. Sì, Armando, subire gol quando comunque c'è questa situazione di equilibrio con un lancio in profondità di Gatta in direzione di Simonetti, che è stato bravo comunque a non lasciare scampo a De Lucia, è un colpo che poi negli ultimi minuti con Liccardi infortunato, con Spilabotte che è uscito, l'attacco adesso non ha un grande peso, infatti comunque ci sta provando in tutti i modi Capobianco, però ci rendiamo conto che non è facile. Ora Manzi allarga per De Lucia, che rinvia. Romagnoli cerca il colpo di testa, adesso Manzi ancora, Vitiello che ha contro Romano. Tanto è pronto alla sostituzione anche Gaetano, che deve entrare tra poco Nicola Spesce. E infatti c'è il cambio, intanto come stava dicendo Vastante, dentro
Pesce fuori Celio, ci ha provato, ha dato tutto quello che aveva Celio, sammaritano doc. Debutto per Nicolas Pesce, vediamo, dato a centrocampo per dare maggior, anche un po' di fisicità, no? Maggior consistenza al centrocampo e anche per maggiore freschezza, che è al posto di un Celio che ovviamente è stato molto molto oggi attivo in mezzo al campo per cercare comunque di aggirare la manovra da parte dell'Albanova. Quindi Romano che cerca Nucci, Manzi più veloce di lui e devia in fallo laterale e rimessa a favore dell'Albanova e manca quella che è la replica del Gladiator. Serve un'occasione, serve un episodio per i nerazzurri contro una squadra Albanova che è sì una matricola ma comunque si sta dimostrando una squadra molto forte e infatti comunque l'organico è di primo ordine. Ora Zaco per Viglietti che prosegue, Vietti per Di Paola che si invola, Di Paola raggiunto da Romano, Di Paola ostacolato, ci sono diversi giocatori in aria, passa al centro, Vincenzo Cobianco ci prova ancora, poi Pezzella che perde palla e infatti Vitiello ora in direzione di Nicola Specio, questo è il primo pallone toccato dal centrocampista del Gladiator, passaggio al centro, buona occasione, Romano che è tornato in difesa riesce a rinviare. Ora Nucci, prende palla su De Rosa e fallo fischiato da parte dell'arbitro per una trattenuta del centrocampista del Gladiator su Nucci. Ovviamente si prende il proprio tempo l'Albanova che comunque è in vantaggio 1-0. Gatta per Ciano. Il cross al centro, Manzi rinvia immediatamente, Capobianco però anticipa Esperimento e l'arbitro fischia una punizione che forse è un po' esagerata per quello che è avvenuto, perché sto Esperimento era tutto, Capobianco non si è, però questa è tutta una logica di mestiere da parte del difensore. Armando, manca quella scossa al Gladiator, sembrava un gol potesse dare una scossa, invece ancora no. Invece no, il Gladiator ha preso una mazzata psicologica, il gran caldo non aiuta ed è adesso difficile, adesso è complicato davvero uscirne, perché non vorrei stare veramente nella testa di questi calciatori, perché non sanno secondo me più a che santo votarsi, perché con la Fronapoli è andata come è andata, qui sta andando così e di contro c'è un'Albanova galvanizzata che rischia di ritrovarsi sola in vetta alla classifica, sì, a 9 punti. Perché il Barano, perché proprio in questi minuti il Barano si mette dal tiro e para De Lucia, perché il Barano ha pareggiato adesso a Pozzuoli, quindi è punteggio di 1-1 e in questo momento l'Albanova è solitaria in vetta alla classifica del girone A di eccellenza. Una casertana che dunque domina il girone A dell'eccellenza, però non è il Gladiator, mentre rimane a terra anche il portiere. Questa è una farsa, poi il portiere che non ha fatto un intervento va a terra, vabbè, qua proprio adesso mi svengo anch'io, è veramente qualcosa di inimmaginabile, veramente è una farsa, portiere a terra, non sanno più cosa inventarsi, ma c'è Tommaso Merola che dalla panchina tenta di scuotere i suoi, di incoraggiarli i compagni. Simonetti, poi c'è Lepre, Nucci, Romano se la porta un po' per il campo, Nucci ancora, Di Paola, Biglietti. Addirittura qua ogni fallo è ammonizione, non lo so, un'altra giornata nera questa.
è stato ammonito Manzi, l'arbitro deciso in questo, secondo tempo, dopo aver dimenticato i cartellini per l'intero primo tempo, poi ha deciso di iniziare a estrarli, ovviamente a senso unico, perché sono stati ammoniti solo quelli del gladiato. Mancano 3 minuti al termine della partita e poi ci sarà il recupero, ovviamente. Attenzione Siponetti e poi De Lucia, qui sceglie bene il tempo, mette in movimento Nicolas Pesce, Nucci la tocca per un attimo, poi Vitiello atterrato, calcio di punizione. Va Vitiello, ti dà molto... molto tesa, è stata una battaglia, veramente è stata una battaglia. Il lancio di Vitiello al limite dell'area, Pezzella di testa, completa il disimpegno di Chiareggiano. Lepre. Palla che è uscita, Biglietti. Pallone in rimessa laterale per... questo lungo rilancio di esperimento, non trova compagni, siamo all'89esimo, vediamo un attimo che sta succedendo, l'arbitro dice che bisogna stare seduti, comunque anche questo arbitraggio è stato, mamma mia, veramente incredibile. De Rosa, Manzi di Paola. Buona l'idea di De Rosa, bravo Manzi per la sponda, Di Paola era troppo vicino, è andato a colpire la palla, ma sfera che è terminata ampiamente sul fondo, comunque un'occasione che registriamo ormai al minuto 45, 89 inoltrato, vediamo quanti minuti darà l'arbitro, credo almeno 5 minuti se non di più. Allora Nucci se ne va su De Rosa, Nucci, attenzione, Lepre, ancora l'Albanova con il tiro di De Lucia, ma la sfera termina ampiamente sul fondo, vediamo un arbitro quanto accorderà. Il tempo è finito già da diversi secondi. Zaco, non l'ha fatta proprio, non l'ha proprio segnalato l'arbitro, quindi si gioca a discrezione del direttore di gara. Questa è un'altra anomalia. Vitiello, Pesce va sulla sfera, Nicolas Pesce, Di Paola si fa anticipare, Lepre, attenzione al contropiede, bravissimo De Rosa qui che scende, che sceglie ottimamente il tempo. Poi D'Ambra mette in rimessa laterale. Si sta concretizzando una vittoria pesantissima per l'Albanova e invece una sconfitta altrettanto pesante per il Gladiator. È una squadra che sta incontrando forse più difficoltà del previsto in questo inizio di campionato. Manzi a dare man forte in attacco, l'arbitro stavolta dice che è tutto regolare, attenzione a Lepre che se ne può andare in contropiede, Lepre si invola, attenzione Lepre in area di rigore contro Vitiello, De Lucia, bravo De Lucia, finale veramente thrilling con il Gladiator che tenta di pareggiarla, invece l'Albanova che prova a colpire in contropiede. Lepre, Pesce, non sappiamo quanto manca,
perché l'arbitro, ripeto, non ha dato il recupero. Pesce con le mani, Manzi per contro Ciano, chiaramente non può niente Manzi contro Ciano, c'è una differenza di velocità tra i due. Gatta, non c'è nessuno, allora deve velocizzare la manovra il Gladiator. De Lucia esce abbondantemente dall'area, Manzi, e poi senza pensarci su Pezzella va ad allontanare il pallone. Pesce, Vitiello, no, Ciano, Viglietti la deve mettere a terra, la mette al centro Zaco, esperimento ancora dalle parti De Lucia, addirittura un cambio, vuole fare un altro cambio il tecnico Mazziotti, ovviamente per perdere secondi preziosi. Pesce, va al cross, la tocca di Paola Masaiocco, non ha problemi, veramente il tempo passa e non si vedono proprio, non si vede la luce. Lepre, Biglietti, De Rosa, una delle ultime occasioni, pallone buttato al centro, Manzi proprio da centravanti, ma c'è offside, punizione. ...49-20... c'è ancora un cambio, quindi al 94esimo... ci saranno altri 30... ci sarà quindi questo cambio, Gioffredo dentro e Simonetti fuori. Fin qui il match winner, Simonetti, l'uomo dei record dell'Albanova. Ripeto, ci saranno almeno 30-40 secondi in più per questa sostituzione, che la sostituzione all'interno del tempo di recupero va recuperata. De Lucia deve subito rimettere in gioco, va con le mani, Zaco la prende in qualche modo, poi Capobianco, palla buona per Di Paola, deve rimetterla al centro, prende un calcio d'angolo, finisce così, neanche calcio d'angolo concesso. Al 95esimo calcio d'angolo non dato al Gladiator, il Gladiator perde in casa, seconda partita consecutiva. Dispiace commentare un'altra prestazione non vincente, ecco, diciamola così, del Gladiator. Mentre Mazziotti è andato a salutare gli ex tifosi, grande amarezza, i saluti da parte di Vastante. Sì, il Gladiator perde con il punteggio di 1-0 contro l'Albanova, una sconfitta che non ci voleva, la seconda consecutiva. Intanto ci sono le proteste dei giocatori nei confronti dell'arbitro, perché comunque poteva dare almeno il calcio d'angolo finale, perché comunque c'è una nuova sostituzione, e una sconfitta che non ci voleva. Ora in settimana spetterà a Gianni Sannazzaro e la squadra comunque fare mia colpa e capire i motivi di questa, diciamo, di questa sconfitta. Mentre i calciatori dell'Albanova quindi vanno a festeggiare come tifosi, la partita finisce in punteggio di 1-0. Da parte di Domenico Astante e di Armando Serpe vi diamo un saluto per Sport Casertano e Telegolfo.